L'AC-75 è un concetto rivoluzionario, un monoscafo fuori di testa. The last America's Cup in the AC-50s was really exciting racing, but the yachts were very, very similar to each other. And I think the class we've gone through with the AC-75, it really allows us to sort of keep up that momentum of really high-speed, high-performance, exciting boats, but also go off in a new direction and do something completely different. Innanzitutto l'AC-75 è grande. 21 metri in lunghezza e largo 5 metri. Ma è anche leggero. E questo è fondamentale perché l'AC-75 deve volare. È anche piuttosto diverso. Anziché una chiglia, un nuovo concetto lo mantiene stabile. Il braccio dei foil si sposta sotto o all'esterno della barca per fornire la leva necessaria per rimanere in posizione verticale. When we developed the class rule, we really wanted it to be quite open. So designers have a much bigger area in which to play. We wanted to allow space for innovation and space for different teams to design different hull shapes, different ways of controlling the sails, different foils and rudders. The challenge obviously is that it is completely new, so there was no one has ever seen such a boat on the water. There was no experience. We could not build on something existing. It's not only a new rule, it's a new type of boat that the world has not seen before. What we tried to achieve was a boat that really can surpass the past America's Cup boat as technology. And to beat a multi-hull, it's a pretty tough challenge to do. But as a concept, it was a challenging design. To get it right, we haven't seen anything like that before in the history of yachting, of sailing. So that was one of the main challenges. Alcune parti della barca sono fornite, l'albero, il rigging, le braccia dei foil e l'idraulica, ma rimangono molte aree sulle quali i designer possono sperimentare per trovare un vantaggio. Una nuova evoluzione in questa America's Cup è la doppia randa. Le pelli a doppia vela si combinano con l'albero per formare un'ala che genera la potenza per far volare l'AC-75. Sott'acqua è dove le cose si fanno davvero interessanti. Ma la storia inizia all'interno della barca. Il foil è una tecnologia nuova. Quando la barca manovra, il sistema delle braccia dei foil è attivato, posizionando uno in acqua e sollevando l'altro. E così il peso del foil sospeso dall'acqua diventa zavorra. Alla fine dei foil si trovano le armi segrete delle squadre, le ali. Questi sono territori aperti per i designer. The principles which allow an AC-75 yacht to foil are basically the same principles that allows an aeroplane to stay in the air. So we've got an airfoil section on the foils, which is roughly the same cross-sectional shape as an aircraft wing. And the flow over the top of those foils is faster than the flow underneath due to the geometry of the section shape. That creates more pressure underneath, which lifts the 7.5 tons of the yacht and her crew. Un altro sviluppo. Le ali hanno alettoni proprio come le ali di un aereo. Aiutano a sollevare la barca al momento di decollo, dando agli equipaggi più controllo sull'altezza di marcia. La creazione dell'AC-75 ha spinto le frontiere della tecnologia e del design ed è stata una delle più grandi sfide di progettazione nei 170 anni di storia della Coppa America.